Cari ballerini, oggi voglio fare qualcosa per voi, per noi e ovviamente per il magico mondo del teatro. Ci siamo trovati e ci troviamo tuttora in un periodo molto buio per l'arte in Italia in particolare. Dopo la situazione di questi ultimi mesi sappiamo benissimo che i teatri al momento sono chiusi e non accessibili a spettacoli o comunque a dare lavoro alla moltitudine di artisti che popolano l'Italia e il mondo. A tal proposito, io oggi voglio fare un'azione benefica per questi luoghi magici di cui ogni ballerino si innamora non appena li vede. Voglio nel mio piccolo dare un contributo a queste magnifiche realtà e soprattutto farvi fare un piccolo, piccolissimo tour, molto modesto perché comunque io prima di andare ad analizzare l'argomento di questo video non ne sapevo chissà quanto su questa realtà e sulla storia di questi teatri di cui vi andrò a parlare. Voglio farvi fare un piccolo tour nei 6 teatri più belli d'Italia più uno che andremo a vedere alla fine, ma che mi entusiasma molto. Inutile dire che io questi teatri vorrei tantissimo andarli a vedere. Credo di averne visto solamente uno all'interno, mentre gli altri li ho visti principalmente dall'esterno. Voglio comunque darvi la possibilità di incuriosirvi in merito, incuriosire me stessa e dare la possibilità magari anche a me un giorno di poterli visitare, soprattutto dopo questo video. Io ho una voglia matta di andarle a vedere e se siete dei veri ballerini sicuramente di questo video vi innamorerete e vorrete assolutamente organizzare dei piccoli viaggi culturali per andarli a scoprire. Io partirei subito, stay tuned, mettetevi comodi e iniziamo questo viaggio insieme. Il primo teatro di cui vi voglio parlare è il Teatro San Carlo di Napoli, costruito nel 1737 per volontà di re Carlo III di Borbone, che voleva un nuovo teatro che lo rappresentasse. Venne edificato in 8 mesi e divenne un modello per gli altri teatri d'Europa. Ospita fino a 1386 spettatori tra platea, 5 ordini di palchi, il palco reale e il loggione, e ospita ovviamente una delle accademie più famose e importanti d'Italia per quanto riguarda la danza. Il secondo teatro di cui vado a parlare è forse il più famoso teatro italiano di tutto il mondo, ovvero il Teatro alla Scala di Milano. Tempio dell'Opera, inaugurato nel 1778, uno dei più famosi del mondo. Architettato da Giuseppe Piermarini, presenta delle innovazioni come la galleria sopra l'ingresso utile per poter parcheggiare i carri degli ospiti del pubblico, il foyer neoclassico che fa accedere al primo piano o al buco dell'orchestra, le decorazioni floreali, oro e avorio. L'acustica del teatro è rinomata per essere perfetta da qualunque angolo ci si goda lo spettacolo. Anche questo teatro è il luogo di una delle più famose e riconosciute accademie artistiche per quanto riguarda la danza in tutto il mondo. Il terzo teatro di cui vi parlo è sempre un teatro milanese e si tratta del Piccolo Teatro, uno dei teatri di prosa più importanti, fondato nel 1947 dal trio Streller, Grassi e Benchi, il cui motto era «L'arte è per tutti», tant'è che appunto il teatro fu concepito per ospitare il maggior numero di persone provenienti da qualunque ceto. Oggi è un'istituzione che ospita 3 palchi, il più grande, il Piccolo Streller, aperto nel 1988, lo storico, il Piccolo Grassi, all'interno di un chiostro rinascimentale da poco ristrutturato, e il Piccolo Studio, che ospita l'Accademia di Arte Drammatica appunto del Piccolo Teatro, dichiarato Teatro d'Europa nel 1991. Il quarto teatro si trova invece un po' più in là e si tratta del Teatro Regio di Parma, fondato e costruito per la moglie di Napoleone, la duchessa Maria Luigia d'Asburgo-Lorena, facciata in stile ionico. L'interno presenta una veste rinascimentale con stucchi dorati, ospita un sipario giunto a noi che presenta un'allegoria della Sapienza nel quale viene raffigurata appunto Maria Luigia d'Asburgo-Lorena.
fu inaugurato nel maggio 1829 e da allora fu un baluardo di ispirazione e innovazione per gli spettacoli ospitati nei vari teatri. Infatti fu il primo teatro che presentò degli spettacoli che non erano particolarmente canonici all'epoca. Quinto Teatro è uno dei teatri secondo me più belli di tutti ed è il teatro La Fenice di Venezia, quindi in una cornice già di per sé molto bella e suggestiva. Principale teatro lirico della Serenissima, distrutto da un incendio nel primo 800 e ricostruito con più dorato sfarzo, in aggiunta alla scalinata in pietra e alle colonne corinzie. Ospitò le prime assolute di Rossini, Bellini e Verdi e nel 1909 vide il primo successo del famoso Madama Butterfly che tutti conosciamo. Ospita molti spettacoli durante il Festival di Venezia e da sempre dona particolare attenzione all'arte contemporanea. L'ultimo dei sei teatri ritenuti i più belli d'Italia è il Teatro all'Antica di Sabbioneta. Realizzato tra il 1588 e il 1590 e quindi il più antico di questi sei, da Vincenzo Scamozzi, su commissione di Vespasiano Gonzaga. Uno dei primi teatri di architettura moderna, con facciata autonoma, orchestra inclinata, ingressi diversificati e camerini nel retropalco. Quindi pensate se i teatri fossero ancora come una volta senza i camerini del retropalco, per noi ballerini sarebbe una bella sfida cambiarsi durante gli spettacoli. Interno unico, con colonne e statue di divinità mitologiche, affreschi, sedute di legno a linea curva. È visitabile anche se poco in uso, ma ogni tanto ospita spettacoli incredibili. Arriviamo quindi al più uno, spero che questi primi sei teatri vi abbiano già incuriosito, ma voglio fare qualcosa anche per la mia città, ovvero la città di Vigevano in provincia di Pavia. La mia città ha la fortuna di ospitare un teatro storico che è appunto il Civico Teatro Cagnoni di Vigevano e per quanto non sia particolarmente famoso è praticamente casa mia e quindi io voglio e devo fargli una bellissima pubblicità. Vi darò qualche piccolo accenno storico, sapendo bene che comunque è una delle pietre miliari a livello di edifici della mia città. Il Teatro Cagnoni di Vigevano venne inaugurato l'11 ottobre 1873 con l'opera di Giuseppe Verdi, Un ballo in maschera. Nei mesi precedenti venne organizzato un consiglio dai più abbienti signori di Vigevano che, accaparrandosi i vari palchi ancora oggi che portano la loro etichetta, riuscirono a fornire le risorse economiche necessarie per costruire un teatro che fosse in grado di soddisfare le esigenze di chi appunto faceva spettacolo. 33 anni dopo, da Teatro Municipale di Vigevano, prese il nome del maestro Antonio Cagnoni, scomparso il giorno precedente a tale decisione. Il suo busto si trova ancora nel foyer di ingresso al teatro. Venne spesso gestito da privati e per un periodo utilizzato anche come cinematografo, probabilmente per ottenere più entrate economiche. Venne ristrutturato tra il 1987 e il 1994 e ancora oggi ospita stagioni teatrali di interesse di tutta la cittadina, oltre a fare invidia ad altre città vicine per la sua bellezza. Io spero davvero che questo piccolo, modestissimo tour, forse fin troppo sintetico, vi sia piaciuto. Qua sotto nell'info box trovate comunque tutti i siti ufficiali di questi teatri che ho nominato, in modo che voi possiate andare a curiosare ed eventualmente organizzare il vostro viaggetto culturale personale andandoli a vedere. Però, come ho detto all'inizio del video, se siete dei ballerini vi innamorerete a prima vista di questi teatri in generale. Io quando vado in giro per le varie città dell'Europa o comunque nei miei vari viaggi vado sempre a vedere almeno la facciata del teatro della città dove vado. Se mi sono dimenticata di qualche teatro importante oppure se volete parlarmi del vostro teatro cittadino, qua sotto nei commenti sbizzarritevi e fatemi conoscere tutti in modo che anche io nel mio piccolo possa organizzare un piccolo tour. È molto importante che voi, da ballerini per primi, andiate a sostenere questi teatri, anche solo andandoli a visitare.
in modo che possano rialzarsi dopo questo bruttissimo periodo dal quale stiamo tutti uscendo noi artisti. Qua sopra trovate tutti i social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Qua sotto nell'info box invece trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like. Se pensate che questo video possa interessare i vostri familiari, amici, parenti e via dicendo, o anche semplicemente i vostri colleghi ballerini, condividetelo con loro. Se vi piace questo video, questo canale, questo format, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 13 luglio con la Box Review, la prima Box Review di luglio, mentre il prossimo Danza con Gio sarà il 20 luglio. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!